Buonasera a tutti e bentrovati a questa nuova edizione del percorso formativo di pastorale sociosanitaria. Permettetemi di ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Michele Castoro per aver accompagnato anche quest'anno questi sforzi che la nostra diocesi con l'ufficio di pastorale della salute compie per riproporre sempre questo percorso. Un ringraziamento al dottor Crupi, direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza, per la condivisione anche quest'anno di queste tematiche attente a quella che è l'umanizzazione della cura, dell'assistenza, la centralità della persona. Grazie a Michele, professor Liceto, perché davvero insomma è stato un sostegno in questo percorso. E un ringraziamento vivo a Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna per aver accolto il nostro invito a introdurre attraverso una lectio magistralis il tema di quest'anno, che è generare relazioni di cura. E a lui abbiamo affidato una riflessione sul tema per una pastorale generativa delle relazioni di cura. Ora, prima di introdurre, entrare nel merito, pregherei Matteo di poter un attimo avvieremo due video significativi. Un primo video di un messaggio che il Santo Padre ha rivolto agli operatori sanitari, menzionando anche l'opera di Casa Sollievo della Sofferenza. Medici, operatori sanitari, volontari delle associazioni che si occupano della malattia del Huntington e di chi ne è affetto. Tra voi ci sono anche gli operatori dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, che sia con l'assistenza sia con la ricerca esprimono il contributo di un'opera della Santa Sede in questo ambito così importante. Il servizio di tutti voi è prezioso, perché certamente dal vostro impegno e dalla vostra iniziativa, che prende forma in modo concreto, la speranza e lo slancio delle famiglie che si affidano a voi. Le sfide diagnostiche, terapeutiche e assistenziali che la malattia propone sono tante. Che il Signore possa benedire il vostro lavoro. Possiate essere punto di riferimento per i pazienti e i loro familiari, che in diverse circostanze si trovano a dover affrontare le già dure prove che la malattia comporta in un contesto sociosanitario che spesso non è a misura della dignità della persona umana. Mario, dottor Lado Caverio Lagana. Vediamo se è bravo. Santità donato stamattina. Attenzione. Ce la fai? Guarda, molto bravo. Perdonato, no? Questo è perdonato, è suo, Santità. Salutato il Papa.
come stai? Bene. Cosa mi devi dire? Per me? No, se la può benedire anche a lei, la gemellina. Grazie. Tu sei di mamma? Di mamma, che ho per il nostro mio cognato, suo zio. Ah, e tutti i bambini. Grazie. Genitori eroici. Come stai? Come sta mamma? Già c'è guarda la mano. Mi chiamo Giorgio, tu c'è. E poi adesso nell'ospedale di San Pio troverà le giuste cure per farlo sopra. Sa Santità, nous vous remercions de ce que vous soutenez cette maison pour soutenir la misère du monde, le petit nègre qui est dedans comme celui-là. C'est le deuxième Jean-Paul. Sa Sainteté, grand merci. Merci pour moi et pour tout. Oui. J'ai travaillé aussi. Merci, merci. Nous avons besoin de votre prière. Merci. Stéphane, Émile et Barthélemy Batan, tout à fait, qui m'avait appelé pour fonder cette maison, enfin à Banque. Riccardo, come vai? Bene. Quanti anni hai? 13. 13. Ma avanti, eh? La terapia è importante, è vero? Sì, sì. Su, giù. Buongiorno, voglio venire a prima. Ecco, io ti aspetto. Papà. Fammi sapere. C'è un interruttore? Cioè, così ti faccio entrare. Vabbè. Quindi praticamente ma voi, la mia nonna paterna era figlia del fratello di Valerio. E quindi abbiamo una forza in più perché Luigi non solo prega per tutti i bambini, prega per il Santo Padre e prega per l'opera, è vero Luigi? Beh sì, adesso non potrebbe dire diversamente. Sembra furbo. Sei vivace tu, eh? Grazie. Anche Pietro sta adesso. Grazie. 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 Come ti chiami? Turchia. Grazie. Prego. Invece di la mia mi aspettavo. Sei bravo, eh? Ti chiamo tranquillo. Ti ringrazio. E passo la parola a Sua Eccellenza, Monsignor Michele Castoro. Beh, non ci sono parole per commentare queste immagini, capite che è un'emozione che continua dopo questo grande evento che il Papa ci ha concesso di vivere. Quel Papa, questo Papa, che come abbiamo avuto modo di ripeterci questi giorni, parla con i gesti, con i gesti.
quando lui è arrivato a San Giovanni Rotondo voleva andare subito dai bambini, appena è arrivato. Invece gli abbiamo fatto fare tutto il percorso della città, anche per salutare gli abitanti di San Giovanni Rotondo. Quando siamo arrivati davanti a Casa Sollievo della Sofferenza e che siamo entrati nella rampa, diciamo, davanti alla palazzina degli uffici, quando ha visto la Casa Sollievo della Sofferenza e io gli ho detto questa è Casa Sollievo, lui ha detto ma è maestosa. Quindi siamo andati lì, poi il Papa ha benedetto tutti gli ammalati dalla Papa Mobile e mi ha chiesto ma non scendiamo per i bambini? Io ho detto dobbiamo andare un po' più avanti perché come sapete la pediatria è nel poliambulatorio, quindi abbiamo percorso ancora 500 metri e appena siamo arrivati al poliambulatorio lui cercava i bambini perché il poliambulatorio l'avevamo chiuso ai malati quel giorno, alle visite per ragioni di sicurezza, quindi siamo saliti al terzo piano. Come avete potuto vedere, il Papa la prima cosa che ha fatto non è salutare gli operatori del reparto, ma subito nella prima stanza, perché voleva salutare uno per uno i bambini, ascoltare le storie da parte dei genitori, le immagini parlano chiare. Allora perché questa introduzione? Per dire che noi oggi siamo molto lieti di poter continuare questa opera di collaborazione tra la diocesi e Casa Sollievo della Sofferenza, con i medici cattolici, insomma tutte le istituzioni sanitarie, perché Casa Sollievo della Sofferenza davvero ha una grande missione sul nostro territorio. Il giorno dopo il Papa all'Angelus, ricorderete, ha voluto ritornare sulla visita dicendo che questa visita non la dimenticherò, sottolineando appunto questa esperienza che lui ha vissuto in prima persona a Casa Sollievo della Sofferenza. Questo nome di questo ospedale, di questa casa voluta da Padre Pio, opera di Padre Pio, che questo nome che è risuonato solo in piazza, sapete che l'angelo si è visto in tutto il mondo. Questo ci onora e ci responsabilizza. Quindi sono qui a dire grazie agli organizzatori del corso, di questa iniziativa, grazie al dottor Crupi, ai suoi collaboratori, ai medici di Casa Sollievo, grazie a Monsignor Luigi Renna che oltre ad essere vescovo di Cerignola e presidente del comitato etico di Casa Sollievo della Sofferenza, quindi è parte attiva, diciamo, della famiglia, grande famiglia di Casa Sollievo della Sofferenza. E soprattutto grazie a tutti quanti voi che avete accettato anche quest'anno di partecipare a questa iniziativa che sicuramente arricchisce tutti quanti noi. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie Monsignor Casturo per queste sue parole che ci incoraggiano e passo la parola al dottor Crupi. Buonasera a tutti. Voi capite bene che dopo aver vissuto esperienze come questa che abbiamo visto, ho ricevuto il dono di essere presente in entrambe le circostanze, sia alla Sala Nervi e sia ovviamente a Casa Sollievo della Sofferenza. Ecco, quando si ricevono questi doni, ve lo confesso, si rimane un po' in uno stato di euforia controllata, ma sempre, per dirlo un po' per capirci bene, si rimane imbambolati per qualche settimana. Quindi noi ora stiamo cercando di uscire da questo stato di grazia e recuperare la dimensione operativa, perché chi gestisce, chi opera, non possiamo limitarci a declamare i valori,
ma dobbiamo fare dell'impegno di chi amministra e a maggior ragione degli amministratori cattolici declinare operativamente nella vita di tutti i giorni i carismi e i valori a cui ci ispiriamo, del nostro fondatore e del Magistero della Chiesa Cattolica. Ecco, penso che questa è la grande sfida a cui risponde anche corrispondono anche le finalità di questo corso. Vedete, lì sì, c'era un'immagine bellissima. Il Papa parla spesso di scarto. Un ospedale come il nostro non si può limitare a ripetere lo scarto, ma nel momento in cui un bambino congolese chiede aiuto attraverso due suore missionarie di Brazzaville che deve venire in Italia, il bambino viene in Italia. Quel bambino che non è stato inquadrato ha dei grossi problemi ed era stato abbandonato nella giungla perché aveva problemi di deformazione. Io sono certo che gli operatori di Casa Sollievo ridaranno a quel bambino il sorriso. Quando si parla, altre immagini non le abbiamo, non si sono viste, ma quando si parla di modello cattolico di tutela della vita dal concepimento alla morte naturale, significa quello che non si è potuto vedere, praticamente favorire la vita della persona o del bambino e della famiglia, ospitando, come è successo in passato, e parlo del passato perché il presente è un po' di teniamo alto il livello della discrezione, ospitare 6 mesi nelle nostre rianimazioni bambini, una bambina in particolare, che non è un caso isolato, non stiamo riproponendo sempre la vecchia storia, ci sono storie attuali che chiaramente vanno un po' ridimensionate. Quando si parla di centralità della persona bisogna renderla effettiva e nell'amministrazione e nella gestione bisogna trovare le idee, gli strumenti affinché la persona sia realmente al centro. Noi cattolici abbiamo una grande sfida, non possiamo più nasconderci, non possiamo più essere opportunisti. La crisi valoriale che ha colpito sto paese, parlo come laico, ci chiama all'impegno in prima persona, avendo anche il coraggio di fare delle affermazioni che ho fatto qui l'anno scorso davanti in un contesto, ripeto oggi, l'ospedale non è un luogo di potere, l'ospedale è un luogo di servizio. E con questa sintesi ci siamo capiti bene che cosa. La centralità della persona è questo, è questa, non potere, non ambizioni personali, ma servizio e prossimità ai bisogni di quelle persone. Vabbè, i temi sarebbero tanti, poi ora se no rubo spazio al nostro presidente del comitato etico, però è chiaro il significato delle mie parole. Quello che vi prego, sentiamo tutti come patrimonio di questa comunità Casa Sollievo della Sofferenza. Casa Sollievo della Sofferenza non è di San Giovanni Rotondo, tantomeno del comune di San Giovanni, eccetera eccetera. Casa Sollievo è un patrimonio della comunità cristiana pugliese, nazionale e di tutto il mondo, perché abbiamo riscontri da tutto il mondo. È un patrimonio comune che dobbiamo aiutare, dobbiamo supportare, comprendere, e questa è anche la logica della nostra collaborazione. Certo, quando c'è la diocesi e c'è Monsignor Michele Castoro, si ubbidisce, è un'adesione piena. Però come laici, ecco, il senso di... vedo tanti medici di Casa Sollievo, tanti operatori,
la visita del Papa ha avuto la forza di accrescere questa unità tra di noi, che nasce dalla comprensione del reciproco, dall'aiuto reciproco tra i operatori. Questo concorre alla centralità del paziente. Però vi voglio dire una cosa e chiudo. La riflessione che stiamo facendo è che il Papa ha riconosciuto a Casa Sollievo, in quanto istituzione, insomma, riconoscimenti importanti. Però guai se gli operatori si convincono di questo. Noi abbiamo ricevuto riconoscimenti che vanno oltre il nostro merito, e quindi la grande sfida è che da ora in avanti dobbiamo lavorare ancora di più per affinché ci meritiamo questo merito. Vabbè, è una quindi questo è il concetto, questo è quello che lascia. E l'altro pensiero, che secondo me la visita del Papa sempre in questo contesto, che dobbiamo essere predisposti ad essere terreno fertile per le sue parole e i suoi valori e per i suoi insegnamenti. Questo è il compito dei cattolici, e spero non solo dei cattolici. Va bene, io vi ringrazio e ho rubato qualche secondo come al solito, ma... Grazie al dottor Crupi per questa sua riflessione. L'intento di questi due video era proprio quello di introdurci al meglio all'interno di questo tema, e quell'immagine anche posta che rappresenta questo abbraccio del Papa è significativa proprio dell'importanza di generare le azioni di cura. Prima di passare la parola al professore Il Liceto per una breve introduzione alla Lectio Magistralis, consentitemi di ringraziare quella rete significativa, la chiamo generativa, di enti, di professionisti che hanno voluto manifestare la loro disponibilità a questo percorso. E non sono quelli che vede sulla brochure solo luoghi, ma dietro ci sono c'è quella condivisione di valori a questo tipo di iniziative che rendono una rete forte. E penso a quella che è la collaborazione anche con la regione autonoma del Trentino Alto Adige, che vedrà tra l'altro una sua autorevole rappresentante nel mese di maggio. E sono stato a Trento qualche mese fa e ho avuto l'occasione di incontrare anche l'arcivescovo di Trento, Monsignor Lauro Tisi, il quale ha condiviso questa nostra iniziativa, e c'è stata una comunione di intenti anche alla luce di una sua lettera pastorale, Silenzio e Attesa, del 2016, e vi leggo questi due righi. Lui incoraggia quell'ansia di vita buona che orienta il cammino di vita. Dice Monsignor Tisi: davanti a tutti noi, senza distinzioni tra ambito civile ed ecclesiale, un bivio ormai inevitabile ci impone una scelta. Da un lato la possibilità di insistere su percorsi soggettivi e interessi settoriali, dall'altro la via più faticosa ma stimolante del camminare insieme per provare a ricostruire un tessuto comunitario capace di seminare futuro. Ecco, questa collaborazione, così come ringrazio anche la dottoressa Filoni della Fondazione, direttore sanitario della Fondazione dei Centri di Padre Pio, così come la ASL, il Bambin Gesù di Roma, avremo un autorevole rappresentante della direzione sanitaria, e l'Ordine dei Medici, ma anche associazioni che rappresentano le diverse categorie. Avremo la possibilità di avere il presidente nazionale della Federazione degli Infermieri, che recentemente ha celebrato anche un congresso.
Abbiamo l'attenzione quest'anno dell'Ordine degli Assistenti Sociali, così come dell'Unione degli Avvocati. Ringrazio anche qui per la presenza a questa iniziativa. Quindi assieme io credo che veramente si può seguire un progetto vero, unico. Ringrazio anche le direzioni di Casa Sollievo, assieme alla direzione generale, la direzione sanitaria, amministrativa, l'ufficio formazione, che hanno, e anche l'ufficio comunicazione. Con il dottor Siena ci siamo sentiti molto spesso in questo periodo, proprio perché ci tenevamo affinché questo percorso nelle sue diverse articolazioni arrivasse veramente ad essere proposta, accolta dalla comunità. Quindi grazie davvero, e un grazie alla comunità camilliana per il cammino insieme di condivisione, padre Aldo Milazzo come direttore anche dell'ufficio di pastorale della salute. Prima di passare la parola al professore Liceto, avevamo previsto due saluti istituzionali, quello del sindaco di Manfredonia, che è rappresentato qui oggi dalla dottoressa Noemi Frattarolo come assessore alle politiche sociali, che invito per un breve saluto, e quello del presidente Emiliano, che ha voluto farci pervenire un messaggio che leggerò dopo il saluto della dottoressa Frattarolo. Sì, ok, funziona. Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio innanzitutto per l'invito. Sindaco, no, io avrei partecipato comunque, perché questo è il mio percorso di vita in generale. Vi porto i suoi saluti perché è affezionato a questi percorsi e quindi si complimenta con tutti voi, perché ogni anno a Manfredonia lasciate un segno. Ed effettivamente io vivo questo segno tutti i giorni, sono molto molto fortunata, perché vedo generare relazioni di cura, esattamente così come voi l'avete chiamato questo percorso, ogni giorno. Sono affiancata da diversi operatori sociali, perché non so se l'hai detto, sono assessore alle politiche sociali, quindi questo mi permette veramente di tessere relazioni e poi veramente di vedere l'amore che si crea attorno alle persone. Perché nonostante il periodo difficile che ci sia un po' in tutta Italia, una crisi economica che non ci lascia, e quindi come sapete non è facile aiutare le persone senza poterle aiutare materialmente, in verità vi posso dire che con la rete del volontariato, delle associazioni, delle parrocchie, si è fatto anche di più. Si è fatto moltissimo, perché la gente quando viene da noi non è uno sportello che dà soldi, effettivamente noi diamo ascolto, dopodiché tocca a noi generare relazioni di cura e chiamare la rete familiare, la scuola, l'ospedale, dei centri, il consultorio, dei centri di accoglienza, oppure le associazioni, la famiglia, capire cosa può aiutare la persona che abbiamo davanti, e questa è una fonte di ricchezza per noi e per il territorio. Al di là di quello che io posso dire oggi, io vi ringrazio, parteciperò agli incontri, perché io nasco assistente sociale, quindi per me sarà un percorso formativo e non solo, ma soprattutto di crescita interiore. Ringrazio Paolo e vi ringrazio e vi auguro ancora un buon lavoro. Grazie. Grazie all'assessore. E nel sottolineare l'importanza dell'apporto di tutti i relatori indistintamente, che hanno accolto prontamente l'invito al loro posto, dai medici di Casa Sollievo ma anche dai tanti professionisti, leggo il messaggio del presidente Emiliano. Purtroppo a causa di concomitanti impegni istituzionali a Roma non potrò essere lì con voi per partecipare all'evento formativo organizzato dall'ufficio di pastorale per la salute della diocesi di Manfredonia. Questo momento di riflessione e confronto, sono certo, contribuirà ad arricchire di contenuti scientifici e sociologici tutti i partecipanti,
grazie alla positiva interazione che avverrà tra chi opera tutti i giorni sul campo e i professionisti impegnati nello studio, nella ricerca e nella cura di tanti pazienti che si rivolgono alle nostre strutture. Tutti noi dobbiamo essere impegnati a lavorare per una cultura della relazione che abbia, anche attraverso eventi come questo, suoi strumenti strategici. La buona medicina si fa innanzitutto con la prevenzione, si fa con la formazione continua di chi opera su questi temi, si fa insieme alle famiglie. Siamo di fronte alle sfide vere, a quelle importanti, che abbiamo il dovere di compiere perché c'è in gioco la salute dei cittadini e il futuro delle nuove generazioni. Con questo spirito formulo il mio augurio per il successo dell'iniziativa ed invio a tutti voi il mio affettuoso saluto. Michele Emiliano. Allora, passo la parola a Michele Liceto. Sì, allora buonasera a tutti, buonasera a Sua Eccellenza Monsignor Castoro, al grandissimo amico Monsignor Renna, direttore Gruppi, e a tutti voi presenti. Grazie per questo invito, il mio compito è solo quello di preparare la strada alla lezione magistrale di Sua Eccellenza Monsignor Renna. Chiaramente, occupandomi di filosofia, di questioni antropologiche, darò un taglio dal mio punto di vista e anche dal punto di vista di chi come me lavora soprattutto con la fascia adolescenziale, giovanile, lavorando nella scuola. E, il percorso che abbiamo pensato con Paolo, che ha al centro la parola cura, ha anche una finalità culturale, perché dobbiamo pensare a contrapporre alla cultura del narcisismo la cultura della cura. La cultura della cura è l'unico argine, l'unico antidoto che possiamo porre alla deriva del nostro tempo. La deriva del nostro tempo, a cui accennava anche il dottor Crupi prima, è una deriva che comincia nella formulazione dei paradigmi di pensiero. Noi siamo ciò che pensiamo. La crisi del nostro tempo è soprattutto una crisi che nasce all'interno di un modo sbagliato di pensare. Di pensare l'uomo, di pensare la società, di pensare le istituzioni, di pensare la politica, di pensare i corpi, di pensare la salute e tutto il resto. E questo significa non ridurre la cura all'ambito puramente sanitario. E anche il concetto di sanità non è soltanto curare, non è soltanto guarire o sanare, ma è rigenerare, cioè mettere nella condizione chi viene guarito di diventare a sua volta soggetto che si prende cura dell'altro. Perché un errore che stiamo facendo è: ti curo, torni a casa e torna al tuo egoismo. No. Se sei stato curato, da oggi in poi ti prendi cura degli altri. Chi è stato curato diventa soggetto di cura. Questa è un'esperienza che dobbiamo cominciare a far entrare. Perché c'è una concezione della cura in senso egoistico. Il malato fondamentalmente torna bambino, perché la sua fragilità gli impedisce di vedere i bisogni degli altri. Il mondo gira di nuovo intorno a lui. Questo modello di cura è sbagliato, quindi dobbiamo stare attenti a questo. C'è un'altra sfida che pongo. Noi ci lamentiamo che ci sono persone che non sanno prendersi cura degli altri. Ma dovete sapere che ci sono persone che non sanno manco prendersi cura di sé. E l'incuria degli altri nasce dall'incapacità di prendersi cura di sé. E l'incapacità di prendersi cura di sé nasce in famiglia. Allora il primo luogo dove dobbiamo cominciare a diffondere la cultura della cura è la famiglia. La famiglia come il luogo di cura delle relazioni, dove i genitori non solo si prendono cura in maniera protettiva dei figli, ma aiutano i figli ad essere capaci di prendersi cura di sé nella prospettiva di ospitare nella cura gli altri. Le famiglie vanno in questo senso? No, non vanno in questo senso. E questo che si matura in famiglia poi a livello sociale diventa atomismo sociale. Cioè noi abbiamo una società dove viviamo la difficoltà di guardare all'altro. Allora la cultura della cura diventa anche un atto politico. E intendo per politico
la capacità di costruire una socialità positiva a partire dalle relazioni corte. Un'altra sfida che lancio è che oggi l'incapacità a prendersi cura nasce da una idea sbagliata di libertà. Molti pensano che prendersi cura dell'altro significa non avere possibilità di essere liberi fino in fondo. Anche questa idea la dobbiamo smentire. Gesù ci ha insegnato che chi non si prende cura dell'altro fa un cattivo uso della propria libertà. E la libertà è una bomba che ci scoppia tra le mani. Il più grande problema che abbiamo oggi è aiutare i ragazzi a gestire la propria libertà in termini di prossimità, come diceva prima il dottor Crupi. Allora, metto insieme queste tre parole, sul quale sicuramente Sua Eccellenza tornerà. Cos'è una libertà che non diventa responsabilità? E cos'è una responsabilità che non diventa cura? Allora, il cammino pedagogico che dobbiamo cominciare a fare, tutti, dai professionisti arrivati, affermati, i quali non devono usare la posizione che hanno conquistato come una forma di potere, ma come una forma di servizio, altrimenti che messaggio diamo da adulti affermati ai futuri adulti giovani che si preparano ad essere professionisti del domani? Guardate che in certe istituzioni domina il cinismo, altro che educazione civica. L'educazione civica è stata sostituita dall'educazione cinica e non c'è cura dove c'è il cinismo. Allora, e vado verso la conclusione, il percorso è questo: una libertà che non è capace di farsi dono è una libertà che diventa delirio. Noi abbiamo a che fare con questa sfida, abbiamo libertà deliranti in giro. Allora, penso per esempio a tutti gli assistenti sociali che devono lavorare, qui faremo un percorso anche ai giornalisti. Anche il giornalista deve avere la cura delle parole per avere cura della verità, che deve gettare luce nel disagio della vita. Perché una verità, l'episodio di Facebook in questi giorni è eclatante, cioè c'è un potere oggi, che è il potere di manipolare le verità, che è manipolare le coscienze, che non prendersi cura della verità e della coscienza che cerca la verità. Altrimenti falsiamo tutto, se falsiamo tutto la cura non serve. Quindi ben venga questo percorso dove la cura è al centro. E chiudo con una frase di un filosofo, Levinas, che cita però un Talmud ebraico. Il Talmud ebraico diceva così: se non rispondo di me, chi risponderà per me? E molti hanno questo problema. Ma se rispondo solo di me, sono ancora io? Non basta rispondere di sé, dobbiamo rispondere anche degli altri, perché poi, come Sua Eccellenza ci dirà, rispondere degli altri è rispondere a Dio, perché l'altro a cui rispondo è il più grande sacramento che rende presente questo Dio. Grazie. Grazie Michele per questa introduzione. Passo la parola a Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, sull'Alexio Magistralis, sul tema per una pastorale generativa delle relazioni di cura. Ringrazio dell'invito Sua Eccellenza Monsignor Michele Castoro, ringrazio delle belle parole che sono state usate nella presentazione e dell'affetto di Monsignor Castoro, del Dottor Crupi e del carissimo Professor Michele Illiceto. E mi complimento con tutti voi per questa iniziativa che è davvero generativa. Stiamo vivendo, penso, un momento generativo, perché quello che il Papa ha compiuto con la sua visita è generatore di cultura, generatore di una forma mentis. E ben venga quindi questa espressione per dare il via a questo percorso sulle relazioni di cura. Io questa sera voglio soffermarmi su quattro concetti, cercando di chiarirli e di metterli in relazione tra di loro. Il primo concetto è il valore sociale della generatività. Il secondo è la cura come processo culturale. Il terzo è la cura e lo spessore, per ora uso questo termine per non usarne altri, della persona. E il quarto, la cura e l'etica. Inizio dal ciò che riguarda la generatività. Ho parlato di generatività come un processo sociale.
Alcuni anni fa mi è stato regalato un libro che ha avuto molta fortuna, è entrato pure in un fortunatissimo testo per la formazione dei presbiteri, il Ministero Generativo del carissimo Monsignor Semeraro. È un testo di due sociologi, Magatti e Giaccardi, una coppia, che ha il sapore rivoluzionario che richiama il manifesto di Marx. Generativi di tutto il mondo, unitevi. Manifesto per la società dei liberi, della Feltrinelli. È un testo sul quale ritorno continuamente perché credo che abbia delle grandi novità da proporci. Abbia da proporci soprattutto il concetto di generatività come un processo che guarda a ciò che è nuovo. E Magatti e Giaccardi fanno queste analisi. Dicono: noi abbiamo vissuto in circa due secoli, a partire dalla rivoluzione americana, la rivoluzione francese e poi le varie rivoluzioni liberali socialiste, un periodo nel quale abbiamo acquisito libertà e diritti. La nostra, diceva felicemente Norberto Bobbio, è l'età dei diritti. Ma una volta acquisiti questi diritti, sembra che siamo diventati un po' come dei bambini che hanno tanto desiderato il regalo, il dono per Natale, ma poi se lo ritrovano tra le mani e forse non sanno che cosa fare. Oggi noi viviamo un momento, dicono questi due sociologi, nei quali abbiamo diritti, abbiamo costituzioni, abbiamo libertà e non sappiamo che cosa cercare oltre, e dicono: abbiamo un bivio davanti a noi, il bivio della stagnazione e il bivio della generatività. Il bivio della stagnazione è quello che ci fa ritornare continuamente su questi diritti senza mai investire su di essi davvero la nostra libertà, e la generatività invece è un processo che ci apre al futuro. Abbiamo un bivio. La sterilità, oggi da Papa Francesco, è stata definita nell'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia individualismo. Nella prima parte dell'Amoris Laetitia si sottolinea la deriva dell'individualismo, che è un virus che abita tutte le relazioni, da quelle familiari a quelle sociali, a quelle forse anche ecclesiali, e non permette quindi una condivisione, non permette un'autentica relazione. Da una parte abbiamo quindi la stagnazione e dall'altra parte la generatività. E la generatività è un processo sociale che richiede queste tre caratteristiche, dicono questi due sociologi, che sento di dover sottolineare. Indica, richiede una certa maturità, ha un carattere deponente e ha un carattere transitivo. Mi spiego. Richiede una certa maturità perché è simile alla situazione nella quale si trova non colui che genera qualcuno dal punto di vista biologico, ma colui che è chiamato a generare se stesso, l'adolescente. L'adolescente forse è la persona che si trova nella condizione migliore per dirci cos'è la generatività. L'adolescente è chiamato ad investire la sua vita in uno spazio di autodeterminazione, di scelta personale. Così genera l'uomo, così genera se stesso. La generazione quindi è per persone che sono mature, per persone che sanno scegliere, che sanno in quale direzione andare. È stato definito un principio accrescitivo, capace di spingere la libertà in un passo in avanti. Non una libertà che ho semplicemente conquistato, ma una
libertà che ho conquistato, ma investo in qualcosa. Il grande mito della libertà è stato quello di una libertà recepita ma mai investita. Colui che ha timore di fare delle scelte è colui che ha timore di investire la propria libertà in un valore, in una relazione, in un progetto. E quindi la generatività è frutto di maturità e fa sì che una persona divenga matura. Secondo, la generatività ha un carattere deponente. Cosa significa deponente? Un po' ritorniamo ai nostri ricordi di scuola. In italiano noi abbiamo due verbi, due forme verbali, l'attiva e la passiva. Ma sappiamo che nella lingua latina e nella lingua greca c'è la forma deponente. E la caratteristica del verbo deponente, che ha forma attiva e significato passivo, è quella di creare un intreccio tra la nostra iniziativa e ciò che non dipende da noi. La generatività non è frutto solo della nostra volontà di potenza. Noi ci mettiamo la nostra azione, verbo attivo, ma allo stesso tempo siamo passivi, perché diventiamo l'altro termine di una relazione. La generatività non è frutto di un atlante che sulle sue spalle regge tutto il mondo e regge tutte le sue relazioni. La generatività è frutto di una relazione nella quale i due soggetti si incontrano. Per questo la forma verbale più adatta per definirla è il verbo deponente. Papa Francesco, quando è entrato nelle stanze dei bambini, non ha declinato il suo agire in forma attiva, né in solo in forma passiva, ma possiamo dire ha usato il verbo della generatività, il verbo deponente, che è dato dal parlare, dall'ascoltare. Il verbo deponente richiede grande capacità di ascolto. Terzo elemento per dire questo processo di generatività è che i verbi della generatività sono verbi transitivi, non verbi riflessivi, nei quali la persona si specchia sempre per guardarsi e per chiedersi chi è il più bello del reame. La generatività non può alloggiare in un carattere narcisista, che somiglia così tanto a quella mondanità spirituale di cui parla Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, quella cioè che vuole occupare tutti gli spazi. La generatività è capace, come i verbi transitivi, di far passare la sua azione sugli altri, ma nel connubio con questo aspetto del verbo deponente. Per questo è molto importante abbracciare questa linea di un processo sociale che è quello della generatività. Se noi dovessimo soffermarci a riflettere su alcuni eventi generativi, possono essere rivoluzioni, processi formativi, possono essere eventi in cui c'è una grande azione dello Spirito Santo, penso al Concilio Vaticano II, se ci riflettiamo, vediamo che ci sono sempre queste tre caratteristiche. Frutto di maturità e generatrice di maturità, verbi usati al deponente, verbi usati in una maniera transitiva. La generatività ha al suo interno un elemento che la fa camminare. Secondo questi autori, la generatività si può racchiudere in 4 o 5 verbi: il desiderare, il generare, l'accompagnare, il curare e il lasciare andare, che possiamo dire è il verbo che assicura che il carattere deponente del verbo sia davvero assicurato, perché non vuole trattenere per sé. Però l'elemento centrale è il curare.
E il curare è la cura è un processo culturale, primo sociale, questo culturale, ma ogni processo culturale ovviamente è un processo sociale e viceversa, che ha avuto una grande fortuna, potremmo dire, letteraria, ma ovviamente non solo letteraria, che attraversa tutta la storia dell'umanità e che oggi si pone come una frontiera, credo la più felice, per parlare a tutti gli uomini di buona volontà. Se non riusciamo a comprenderci con gli altri su alcune questioni di bioetica, quando parliamo ad esempio di sacralità della vita, perché evidentemente il concetto del sacer o del sacrum non è condiviso da tutti, noi riusciamo a farci comprendere se usiamo il termine cura, che attraversa tutta la storia dell'umanità. Ma prima di soffermarci su questo aspetto, vorrei insistere sul processo culturale che crea la cura, e lo faccio accostando il concetto di cura a quei quattro principi che Papa Francesco ci ha riportato nella Evangelii Gaudium. Quei quattro principi non sono propri della dottrina sociale della Chiesa, si trovano in un'opera di Jorge Mario Bergoglio quando era cardinale. Ricordo che una delle ultime tesine che ho cominciato a seguire quando insegnavo a Molfetta era proprio su questi quattro principi, e un mio alunno aveva trovato il testo tradotto in italiano in cui Bergoglio enunciava i quattro principi. Quei quattro principi che si trovano nel quarto capitolo della Evangelii Gaudium, che può essere definito una piccola enciclica sociale nella esortazione apostolica. Il Papa dice che desidero ora proporre questi quattro principi che orientano specificamente lo sviluppo della convivenza sociale e la costruzione di un popolo in cui le differenze si armonizzano all'interno di un progetto comune. Cioè il Papa dà un manifesto di una vita che potremmo dire quella di un popolo che cammina insieme, che è orientato alla civiltà dell'amore. Questi quattro principi, ve li ricordo, sono: il tempo è superiore allo spazio, l'unità prevale sul conflitto, il reale supera l'ideale, il tutto è superiore alla parte. In ciascuno di questi quattro concetti noi troviamo la cura come il primum movens di un progetto, di un processo culturale. Anzitutto, il tempo è superiore allo spazio, e il tempo è superiore allo spazio ci fa pensare alla situazione nella quale si trova il buon samaritano. Un buon samaritano che dedica del tempo al malcapitato che trova sulla strada che va da Gerusalemme a Gerico. La sua gestualità è un crescendo nel quale terapia e cura, il cur e il care diremmo oggi, si intrecciano. Lo vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in albergo e si prese cura di lui. Il processo va oltre lo spazio della strada in cui ha trovato quell'uomo malcapitato, va oltre lo spazio della strada che va da Gerusalemme a Gerico, prosegue nella locanda. Sua Eccellenza ha ricordato che la chiesa è la locanda del buon samaritano nel saluto al Santo Padre, in un tempo nel quale anche l'imprevisto e il supererogatorio è considerato. Quando ad un certo punto
è costretto a tornare ai suoi affari, il buon samaritano dice al locandiere: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo darò al mio ritorno. Non pone limiti al tempo. Sì, la relazione di cura è un processo che si dispiega nel tempo. Perché? Perché è ritagliato sulle esigenze della persona e non del luogo. Ci interpella dal punto di vista etico perché ogni luogo diventa buono per una relazione di cura. Anzi, la cura non può essere circoscritta ad un ambiente. Ogni ambiente in cui c'è un uomo è un ambiente atto alla cura. Quando al centro c'è la persona, è la persona che diventa lo spazio. E il tempo è tutto ciò che ruota attorno ad esso. Perché in fondo non ricordiamo la grande lezione di Sant'Agostino. Cos'è il tempo se non distensio anime, se non la persona stessa? Secondo aspetto, nella cura l'unità prevale sul conflitto. E come nella parabola del resto, perché di norma un giudeo e un samaritano non avrebbero dovuto avere alcun contatto. Una relazione tra di loro era inimmaginabile. Il muro che divide un giudeo e un samaritano crolla. Il giudeo è vicino alla morte e così non vede un samaritano, non vede un estraneo morale, ma vede un caregiver, uno che si prende cura di lui. L'extracomunitario non vede un giudeo, vede solo una persona in disperato bisogno di aiuto. Quindi malattia, vulnerabilità ed estremo bisogno creano una relazione nuova tra le persone, una relazione che supera il conflitto. Ogni tipo di conflittualità cede, anche quella persistente in un popolo di liberi che nonostante la conquista di diritti hanno al loro interno delle sacche di xenofobia, come sta accadendo a noi italiani. La vulnerabilità muove ad una relazione nella quale l'altro non è più alienos, ma è l'altro, ma è il prossimo. La cura applica il principio dell'unità che prevale sul conflitto e genera quindi una cultura di comunità. In questo processo relazionale si applica anche il terzo principio: il reale prevale sull'ideale, dice Papa Francesco. Qui sono chiamati in causa il sacerdote e il levita, che passano oltre, trascurando sia il cure sia il care. In una maniera molto acuta, un biblista, commentando il buon samaritano di Vincent van Gogh, fa notare, ecco il buon samaritano di Vincent van Gogh, ci presenta il buon samaritano nell'atto di sollevare il malcapitato su una cavalcatura. E si vede a distanza il sacerdote che ha preso ormai una strada che scompare nell'orizzonte, ma a metà strada c'è il levita con gli occhi immersi nella lettura di un testo. Ecco, l'interpretazione del levita ad opera di Van Gogh anticipa forse, dice questo biblista, l'invenzione dello smartphone e dell'intero mondo dei social media che ci prendono. Se il samaritano fosse stato concentrato sul suo smartphone, avrebbe imitato il levita e avrebbe camminato oltrepassando l'uomo ferito. Ma il samaritano era concentrato sul mondo reale, non sul mondo ideale. Il levita è concentrato sulla carta, su quello che deve fare, non è concentrato sulle persone che incontra sulla strada. E questo ci fa molto pensare, anche perché l'autore di questo quadro, Van Gogh, era un uomo che in quel momento stava vivendo uno stato di cura e notava attorno a sé grande indifferenza, tranne quella di suo fratello Teo. L'ideale qui non è l'ideologia, ma l'immagine deformata
ma l'eidon, ciò che appare, che è simile all'idolo, all'immagine deformata della divinità. Ma si può avere un'immagine deformata della divinità, si può avere un'immagine deformata del reale, si può avere un'immagine deformata della persona e anche del malato. Il reale è altra cosa, per la quale ci vogliono occhi attenti, per cui la cura fa sì che il reale superi l'ideale. E il tutto è superiore alla parte, ci rimanda ancora alla totalità della cura. Il caregiver, il samaritano, guarda la totalità del bisogno, non si ferma a curare le ferite con quell'olio e quel vino che ha con sé, non si ferma alla terapia, va alla cura, lo carica sulla cavalcatura, lo porta nella locanda, comprende che quell'uomo ha bisogno di una cura totale, per questo va oltre e investe anche le sue risorse economiche. Allora vedete, questi atti di cura generano una cultura del noi. Il Papa, ve lo ricordo, usa questi quattro principi per dire: questi principi formano un popolo. Noi possiamo applicarli alla politica, possiamo applicarli alla vita ecclesiale, oggi li applichiamo alle relazioni di cura, rileggendoli alla luce della parabola del buon samaritano. La generatività è un processo sociale, la cura è un processo culturale e quindi sociale. Ma chiediamoci, ecco, la cura cosa ci dice della persona? Perché faccio questa domanda? Perché può suonare, questa domanda può suonare oziosa o superflua per chi è abituato a risolvere i conflitti etici semplicemente con un regolamento o semplicemente con un protocollo, che può rispondere anche all'interrogativo: a chi serve? Noi ci chiediamo chi cura, perché ci rendiamo conto che è molto importante capire nella relazione chi è che ho davanti. Non possiamo accontentarci di un'ontologia liquida. Non rinunciamo, come già ci ricordava il professore Liceto, all'arte di pensare, e di pensare l'uomo, non solo di pensare i principi. Guardate, tante volte oggi noi dialoghiamo sulle persone e diciamo: noi abbiamo in comune dei valori, però poi arriviamo a fare un percorso e non ci ritroviamo più. Perché? Perché non basta dialogare sui valori, occorre dialogare sulla persona. Chi è la persona che ho davanti? Come mi relaziono alla persona che ho davanti? Qual è l'ontologia della persona? I valori possono essere nomina nuda, direbbe Umberto Eco, se non abbiamo davanti un'idea della persona. Cadremmo in un puro nominalismo valoriale se non teniamo presente, se non tenessimo presente il valore della persona, il valore dell'uomo. E quello è il vero discrimine. Abbiamo ad esempio i notissimi quattro principi dell'etica principialista di matrice nordamericana, e che vengono da lontano, vengono sotto certi aspetti, i primi due almeno, dal giuramento di Ippocrate: beneficenza, non maleficenza, autonomia, giustizia. Questi principi sono presenti come punti di riferimento in tanti comitati etici. Però giustamente, osserva il Cardinal Sgreccia, noi non riusciamo a comprendere quale è il loro ordine gerarchico. Dovremmo mettere prima la giustizia o l'autonomia
o beneficenza e non maleficenza. Il problema è dare una gerarchia a questi quattro principi. E la gerarchia io la posso ritagliare solo su un concetto di persona. La cura, ecco, che cosa mi dice della persona? La cura cosa mi dice dell'ontologia della persona? Noi di solito quando facciamo un discorso filosofico partiamo prima dal concetto di persona e poi vediamo quale cura dargli. Adesso facciamo un processo, possiamo dire, all'inverso. Partiamo dal processo, dal concetto di cura, come si è sviluppato nel tempo, per arrivare al concetto di persona. Ovviamente in una maniera molto schematica. Una maniera che ha presente che il concetto di cura attraversa tutta la storia dell'umanità. Lo troviamo nella filosofia antica occidentale, greca. Lo troviamo anzitutto come cura sui, cura di sé, Epimeleia e Auton. La splendida storia della sessualità di Michel Foucault in tre volumi, che si può anche non condividere per l'idea di fondo che ha alla base, dedica tanto, tanto spazio proprio al concetto di cura sui. La cura sui, che è ricerca della virtù in Platone e Aristotele, che è disciplina del desiderio nello stoicismo, oppure che nel epicureismo è ricerca del piacere del tetrafarmacon, i quattro consigli: gli dèi non sono da temersi, la morte è senza rischio, il bene è facile da acquisire, il male è facile da sopportare. Sono dei lenitivi per i problemi della vita che dà Epicuro. Qual è l'antropologia di fondo che attraversa, ecco, questo concetto? Non è unica, ovviamente, ma è come un pendolo che va continuamente, ecco, da un valore maggiore dato alla spiritualità e un valore maggiore dato al corpo, in un'antropologia dualista. Qualcuno che dice dimentica il tuo corpo e qualcuno che dice dimentica il tuo spirito, ma l'antropologia di fondo è un'antropologia dualista ed è un'antropologia fortemente individualista. Lo dico a grandi linee, anche se si usa molto quando con queste definizioni si vuole attraversare secoli di pensiero e di storia. Però ci siamo intesi, c'è una antropologia dualista alla base. Ecco, abbiamo però nell'antichità, secondo passaggio, un concetto di cura che è proprio del mito. Il mito è questa cosa stupenda che ci consegna l'antichità greca. È qualcosa di stupendo perché il mito viene continuamente rivisitato. Pensiamo a come ha riutilizzato il mito di Eros Freud alla fine dell'Ottocento, in mezzo a tantissime polemiche, perché all'inizio polemizzarono con lui, eppure lui lo utilizza. Anche Heidegger, quando ripresenta in Essere e Tempo il concetto di cura, non fa altro che rileggere l'antico mito di cura, così come viene riportato da un autore del secondo secolo, Igino l'astronomo. Ve lo leggo perché è un racconto bellissimo, ve lo ricordo meglio. Mentre attraversava il fiume, Cura scorse del fango argilloso, lo prese pensosa e cominciò a modellare un uomo. Mentre pensava tra sé a quanto aveva fatto, sopraggiunse Giove. Allora Cura lo pregò di infondere lo spirito nell'uomo, cosa che ottenne facilmente da Giove. Ma quando Cura volle imporre il suo nome all'uomo, Giove glielo improibì e disse che bisognava dargli il suo di nome. Mentre Cura e Giove discutevano sul nome, si fece avanti anche la terra, dicendo che bisognava imporgli il suo nome dal momento che essa aveva offerto il suo corpo. Allora chiamarono Saturno,
come giudice, ma Saturno decise diversamente. Tu, Giove, poiché hai dato lo spirito, dopo la morte riceverai la sua anima. Ecco la visione antropologica dualista. Però il mito va oltre, perché il mito è malleabile. Tu, Terra, poiché hai offerto la materia, riprenderai il suo corpo. Ma poiché per prima gli hai dato forme, finché viva lo possieda, cura. Tuttavia, dal momento che c'è controversia sul suo nome, lo si chiami uomo, perché dall'humus è stato creato. A chi è che è affidato per tutta la vita? Chi è che lo possiede? La dea cura. E chi è che decide? È Saturno. Saturno è colui che rappresenta il tempo. Vi è cura se vi è tempo, dice Salvatore Natoli commentando questo testo. Vi è cura se vi è tempo. Perché vi ho letto questo mito? Perché questo mito, come dicevo, rispecchia la visione dualistica. Però va oltre, perché viene continuamente reinterpretato. Questa è la bellezza del mito: essere continuamente interpretato. E lo viene interpretato nel XX secolo. La visione dualista della cura sui, il mito di cura aperto al futuro, l'apparizione del cristianesimo. Con il cristianesimo si passa dalla cura di sé alla cura del prossimo. Il Vangelo è denso di incontri di Cristo che cura il prossimo, che lo tocca il prossimo, che giudica l'uomo in quella che è la sua relazione con il prossimo. Ma da dove viene questa dignità del prossimo? Dalla relazione di cura o dall'antropologia che sta alla base? Alla base di questa cura per il prossimo c'è una restituzione, una redditio, direbbe San Tommaso d'Aquino, all'uomo che è immagine di Dio. L'antropologia di fondo qual è? L'uomo è immagine di Dio. Il pensiero che ogni essere umano, in quanto creatura di Dio, in quanto anima che Cristo ha redento, ha un valore intrinseco e quindi deve essere protetto e nutrito. Nel mondo greco-romano il valore e la dignità dell'uomo dipendevano dal fatto che se l'uomo fosse civis romanus, dipendeva dallo stato sociale, se fosse libero o se fosse schiavo, o dalle virtù personali, ma non da un diritto di natura. Se un effetto dell'affermazione cristiana del valore intrinseco di tutti gli esseri umani è stato l'impulso alla cura e alla compassione, un'altra conseguenza è stata una vigorosa condanna di tutto ciò che cancella l'imago Dei: l'aborto, l'infanticidio, l'esposizione dei bambini, l'eutanasia, tutti delitti contro l'umanità che vengono, ecco, condannati fin dall'inizio dai cristiani. Perché l'antropologia di fondo è quella dell'uomo imago Dei. Antropologia che poi la filosofia cristiana sistematizza. Dalla cura del prossimo passiamo alla cura alterum, così viene definita, della filosofia contemporanea. Grandi autori, Kierkegaard, Husserl, Edith Stein, Heidegger, e non vorrei soffermarmi su loro a lungo, voglio semplicemente dire di questi autori velocemente. Edith Stein, questa donna che fa un grande percorso culturale che coincide con il suo percorso di fede, poi. Edith Stein parte dalle acquisizioni del suo maestro Husserl e rilegge con gli altri il concetto di empatia, un concetto interessantissimo che oggi è diventato anche patrimonio delle neuroscienze, perché l'empatia, dopo le scoperte di Rizzolati dei neuroni specchio, ecco, ci dice
che abbiamo una base fisiologica anche per dire questo. Ci sono degli studi interessantissimi, soprattutto in Italia, iniziati da Laura Boella dell'Università di Milano. L'empatia è il co-sentire, non è il co-sentire, scusate, la capacità di provare lo stesso sentimento dell'altro. È troppo poco, dice lei. Non è l'unisentire, sentire che l'altro prova le mie stesse emozioni e quindi c'è una corrispondenza d'amorosi sensi, ci sono delle affinità elettive. No, è di più, è un atto di esperienza. Dice Edith Stein, empatia è rendersi conto, cogliere la realtà del dolore, della gioia di altri, non soffrire o gioire in prima persona, immedesimarsi. Può accadere, spesso accade, che in un secondo tempo intervenga una partecipazione emotiva nel forma del gioire e del soffrire, ma ciò può avvenire solo se c'è stata empatia, se l'orizzonte della mia esperienza si è ampliato e ha accolto il dolore, la gioia di un altro, il dolore di un altro. L'empatia è accogliere un'esperienza. Le parole di Papa Francesco al giovane Mirko all'ospedale: lasciatelo fare, mentre gli stava bagnando la bianca talare, mi sta comunicando il suo dolore. Ecco, significa accogliere una esperienza, non piangere e lasciarsi andare subito, ma accogliere l'esperienza. L'empatia attesta dunque la possibilità della circolazione e la comunicazione dell'esperienza, non perché si fondono i due soggetti o si confondono, ma perché è possibile avere accesso alla realtà vissuta di un altro essere umano. Cioè l'empatia è accogliere l'esperienza dell'altro. E ancora Heidegger, che dice: l'uomo non ha cura, ma è cura. Non è una virtù la cura, non un qualunque modo di essere, ma il suo esserci, il suo essere nel mondo. L'uomo che è nel mondo stabilisce relazioni con gli altri. Ed egli arriva a questo dopo aver interpretato il mito di Igino l'astronomo, quello che vi ho detto. E concludo con Ricoeur, con i suoi passaggi molto importanti anche per le nostre politiche sanitarie, perché egli passa dalla sollecitudine per la cura di sé, dicendo è la vita buona, la sollecitudine è la virtù, alla sollecitudine per l'altro, con e per l'altro, all'uguaglianza. Cioè l'empatia diventa un processo che porta a determinare l'uguaglianza all'interno di istituzioni giuste, istituzioni che si prendono cura. Quanta riflessione filosofica c'è su questo, quanto ci sarebbe ancora da cercare, quanto ci sarebbe da cercare ancora in tutta la storia della teologia pastorale e della pastorale nella cura delle persone. Ma è importante vedere come questo aspetto dell'empatia, dell'attenzione alla vulnerabilità, oggi ecco ci interpella fortemente il pensiero, perché il pensiero sente di doversi liberare. E in teologia, accenno semplicemente, la teologia politica di John Baptiste Metz, ecco, è una teologia di un uomo che è passato per i campi di concentramento e sente che è il dolore, l'attenzione alla vulnerabilità dell'altro che può permettere all'uomo di entrare in una nuova empatia. E mi interessò molto quando alcuni anni fa un professore cappuccino della facoltà di psicologia dell'Università di Padova, Erminio Jus, fece proprio questo concetto teologico per portarlo nella sua facoltà, naturalmente rileggendolo in maniera professionale in chiave laica. Quindi, cosa ho detto in questo terzo punto? Ho detto che alla base di ogni concetto di cura
c'è un concetto antropologico che va dalla situazione tipica della filosofia greca, l'antropologia dualista, all'antropologia dell'immagine di Dio e dell'unità psicofisica, alla cura alterum della filosofia contemporanea, nella quale si guarda sempre più alla totalità della persona, all'unità psicofisica della persona, anche con i debiti distinguo da filosofo a filosofo. Come si traduce tutto questo, allora, in termini di etica medica? Per un'etica medica delle relazioni, nella quale l'empatia è molto importante, ma ripeto, empatia che non è semplicemente condivisione di un sentimento, ma attenzione, il rendersi conto, e il rendersi conto può essere a vari livelli, il rendersi conto del cappellano, il rendersi conto del medico, il rendersi conto dell'amministratore, il rendersi conto di colui che è responsabile delle politiche nazionali e che è chiamato a legiferare in Parlamento, il rendersi conto come relazione. Ecco, il Cardinal Sgreccia enumera nella sua grande opera bioetica, il manuale di bioetica, quattro principi, che sono principi che orientano la cura e sono generativi di giustizia, di vita e di socialità. Sono quattro principi che ci consegnano in fondo la cura declinata nell'etica, facendo riferimento ad una visione personalista ontologicamente fondata, nella quale abbiamo l'unità psicofisica della persona. Il principio della difesa della vita fisica. Possiamo parlare di una salute soltanto di una persona che è vivente. Questo principio viene stravolto da chi sostiene che la vita può essere accettata solo se ha la sufficiente qualità della vita. La cura perciò è cura per questo bene fondamentale, la vita fisica della persona. E non posso reclamare un diritto alla cura che prescinda da questo principio. Il principio di libertà e responsabilità, che è chiamato in causa per il processo di cura. Il rapporto tra cura e libertà richiama all'alleanza terapeutica, nella quale il paziente ha l'obbligo di collaborare alle cure ordinarie e proporzionate, ad esempio, nelle quali un soggetto, i genitori o lo Stato, non possono decidere sul minore abusando della loro libertà, l'eutanasia neonatale, ad esempio. Limita la libertà e responsabilità del medico, che non può trasformare la cura in una costrizione o in cure sproporzionate. La cura richiede libertà, autonomia, ma anche responsabilità. Questi principi etici, ecco, si calano nell'alleanza terapeutica, in una relazione interpersonale. E ancora, la cura applica il principio di totalità e di terapeuticità. La cura richiede una valutazione della totalità della persona, abbiamo visto, ma anche della proporzione fra i rischi e i danni che esso comporta e i benefici che esso procura. Nel momento in cui, ecco, io vado a curare, devo tener conto di coniugare totalità e terapeuticità per non essere parziale e per un rapporto di intelligente valutazione con il malato. E infine quello che Sgreccia definisce il quarto principio, quello di socialità e sussidiarietà. La cura si inserisce in un sistema sociale che è espressione della socialità dell'uomo, espressione della natura relazionale dell'uomo. I servizi dell'assistenza sanitaria esigono una molteplice collaborazione di professionalità, di competenze, di interventi legislativi.
La cura è un fatto sociale. Tale principio giustifica, ad esempio, la donazione di organi e tessuti. Perché donarli? Perché la cura è un fatto sociale nella quale io dono qualcosa di me. Ma allo stesso tempo obbliga a seguire dei criteri di una giustizia che assicura a tutti le cure, secondo una giustizia di carattere distributivo. Direbbe San Tommaso, in more geometrico, cioè dando a chi ha più bisogno. La comunità, dice Sgreccia, da una parte deve aiutare di più dove più grave è la necessità, curare di più chi è più bisognoso di cure e spendere di più per chi è più malato. Dall'altro non deve soppiantare o sostituire le iniziative libere o dei singoli e dei gruppi, ma garantirne il funzionamento, perché è un principio anche della dottrina sociale della Chiesa. La solidarietà deve sempre coniugarsi con la sussidiarietà. La cura genera socialità e non può fare a meno della sussidiarietà, perché deve intervenire lì dove è maggiore il bisogno. Ecco, la cura passa attraverso l'applicazione di questi principi. Questi principi sono un tutt'uno con la cura, ma sono più forti rispetto ad altri. Per carità, potremmo coniugarli, però dando carne all'osso, potremmo dire, dando una visione dell'uomo più forte, più solida, nella visione principialista, nella quale abbiamo i principi, ma non sappiamo qual è l'antropologia di riferimento. Evidentemente questi principi rispondono al concetto tomista di chi vuole i fini, vuole pure i mezzi. Noi vogliamo, ecco, un fine, la salute della persona, vogliamo i mezzi, ma non si stabiliscono i mezzi a prescindere dal fine. E il fine qui è la cura della persona. Concludo. Ecco, chi è il soggetto di tutto questo? Chi è il soggetto della cura? Abbiamo detto che il verbo del generare è un verbo deponente. E sappiamo benissimo che la cura richiede una alleanza, una fiducia tra un bisogno e una coscienza. La nuova carta degli operatori sanitari mette sotto il cappello, possiamo dire, della cura l'assistenza sociosanitaria, con queste parole al numero 3. La cura della salute e l'assistenza sociosanitaria sono elementi strettamente collegati. Con l'espressione cura della salute si intende tutto ciò che attiene alla prevenzione, alla diagnosi, alla terapia, alla riabilitazione per il migliore equilibrio e benessere fisico, psichico, sociale e spirituale della persona. Con quella di assistenza sociosanitaria si intende tutto ciò che riguarda la politica, la legislazione, la programmazione e le strutture sanitarie. Si sottolinea tuttavia che benché le istituzioni assistenziali siano molto importanti, nessuna può da sola sostituire il cuore umano, la compassione umana. Nessuna può sostituire, potremmo dire, l'esperienza della cura. Per cui il soggetto della cura in questa relazione è il medico, è l'operatore sanitario, ma in fondo è anche il parente, è anche il legislatore, è anche l'amministratore. Tutti quanti sono chiamati a vivere lo stesso rapporto di cura in una relazione interpersonale. Non possono delegarla semplicemente a chi sta nel reparto, perché nel reparto si entra evidentemente, ecco, si entra evidentemente perché si è inseriti in un percorso nel quale si decide come, perché, quando ci deve essere questa cura. In questa prospettiva, ecco, i responsabili delle politiche sanitarie, per questo è un discorso sociale, politico, quello della P maiuscola, alla quale il Papa invita i laici a ritornare, i responsabili delle politiche sanitarie, riconoscendo l'indole proprio
delle strutture sanitarie cattoliche possono realizzare con esse una fruttuosa collaborazione, contribuendo in tal modo alla costruzione di quella civiltà dell'amore e della vita senza la quale l'esistenza della persona e della società smarrisce il suo significato umano. Ecco, i soggetti sono tanti, i soggetti sono tutti coloro che sono chiamati, ecco, a prendersi cura. Nella prospettiva proprio del capitolo decimo di San Luca, chi è il mio prossimo? Chiedono a Gesù. Gesù racconta la parabola del buon samaritano e rigira la domanda: di chi si è fatto prossimo? Quasi a dire che nessuno si può sottrarre ad una relazione di cura. Ecco, concludo con quello che in un discorso ha affermato Papa Francesco. Questo farci carico per amore non punta verso un atteggiamento di servilismo nei confronti di chi ha bisogno. Pone al centro la questione del fratello. Il servizio guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità, fino in alcuni casi a soffrirla, e cerca la promozione del fratello. E noi sappiamo e siamo testimoni in questa terra visitata dal Papa, oggi e nel futuro, che queste non sono solo magistero, ma sono vita e testimonianza del Santo Padre. Grazie. Eccellenza, siamo noi a ringraziarla perché ci ha veramente donato una riflessione forte, profonda, generativa. E grazie perché ci introduce al meglio questo percorso che riprenderà il 4 aprile, quindi con la Domenica delle Palme, con la Settimana Santa e con la Santa Pasqua, avremo modo anche di tornare, diciamo, su queste riflessioni che credo abbiamo tutti seguito con molta attenzione. Eccellenza, vuole... No, solo dire anch'io un grande grazie, una vera lezione magistrale, l'abbiamo seguito dalla prima all'ultima parola. Sei stato brillante in tutto, ci hai aperto finestre, porte per ricordare cultura greca, cultura romana e poi fino a giungere ai tempi nostri. Soprattutto ci hai dato questa bella riflessione dicendo che sì, è importante curare, è importante somministrare la cura, ma come non si stanca di dire continuamente il Papa, la cosa importante è non solo dare la cura, ma prendersi cura, sull'esempio del buon samaritano. Grazie Eccellenza. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie. Possiamo concludere con una benedizione che chiediamo proprio a Sua Eccellenza Monsignor Luigi all'inizio della Settimana Santa, ormai, che è anche un augurio di una Santa Pasqua per tutti. Grazie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata e buona Settimana Santa.